È un movimento in crescita quello della birra artigianale nella nostra regione, che può avvalersi di un ingrediente fondamentale, l'acqua. La nostra regione si scopre regione della birra, non solo del vino, e lo fa attraverso l'Abruzzo Beer Festival, una 2 giorni di degustazioni, convegni e spettacolo al centro espositivo della Camera di Commercio di Chieti. Questa mattina c'è stato il taglio del nastro e il via ufficiale alla manifestazione. L'obiettivo è raggiungere i 40.000 visitatori. I birrai mi dicono che scommettono su 20.000 persone. Io me ne aspetto 40, ma non perché significherebbe, insomma, che voglio dire che abbiamo fatto una cosa buona, una cosa bella, soprattutto per loro, perché chiaramente la Camera di Commercio qui non ha alcun vantaggio, solo il fatto di ospitare in questo posto, di far conoscere questo posto, di insistere sull'area metropolitana, se è vero siamo 500.000 persone come dicono, insomma, quindi oggi il tempo c'è e quindi la birra c'è, gli esperti ci sono, lo stand abbiamo cercato di fare il meglio e quindi da loro mi aspetto questa risposta. Tanti gli appuntamenti in programma, dai cooking show alle degustazioni guidate fino alle conferenze sulla storia della birra e agli spettacoli musicali questa sera con Jody Tonno. Sì, questo festival assume 2 aspetti, che è quello culturale istituzionale, diciamo di giorno, di pomeriggio, con delle degustazioni, dei corsi, una conferenza curata da Lorenzo Dabove, che è uno dei maggiori esperti di birra belga al mondo. E poi la sera c'è questo aspetto di festival dove abbiamo invitato dei gruppi che si musicisti che esibiranno e ci sarà anche la presenza di Jody Tonno come promozione del suo ultimo disco. Con questo festival si vuole scoprire un Abruzzo che non è solo quello del vino, forse il più famoso, ma è anche quello della birra. Sì, certo, infatti questa manifestazione proprio è stata pensata per supportare questo settore in forte crescita e che oltretutto ci sta dando tantissime soddisfazioni. Nel giro di 2 anni sono nati nuovi imprenditori, tanti imprenditori, più tanti giovani che si sono dedicati a questa attività. E anche donne, un 30% dei nostri produttori abruzzesi, si contano 18 attività attive qui nella nostra regione, sono donne. Sono 5 donne su 18 produttori, imprenditori.